Amici, un saluto da Maurizio Cavalli e Salvatore Mannone. Benvenuti al Mannone Club di Cusago per la giornata conclusiva della terza prova dei Principi del Biliardo, circuito professionistico d'élite riservato alle migliori otto stecche espresse dalle ultime due stagioni. Michelangelo Agnello contro Fioravante Vecchione, prima semifinale parte alta del tabellone. Michelangelo Agnello, inquadrato in questo momento, è il leader della classifica. È stato campione del mondo nel 2006, due volte campione europeo, due volte campione italiano. Fioravante Vecchione, la rivelazione delle ultime stagioni, ha raggiunto la pool finale della BTP per il campionato italiano professionisti e adesso cerca di ripetersi raggiungendo la pool finale di questo circuito, i Principi del Biliardo. Sicuramente assisteremo a una semifinale fantastica dovuta al fatto che Fioravanti Vecchione, se riesce a vincere questa semifinale, sicuramente sarà per la pool finale. Si deve vincere questo incontro per essere sicuro matematicamente di far parte del gruppo dei quattro eletti che giocheranno la pool finale. Prego. Michelangelo Agnello, abbiamo detto, è già tranquillo di figurare nella prova conclusiva. Adesso Vecchione rischia grosso perché è fallo quando Agnello, si realizzano punti sul tiro di partenza. Tutto sommato, anche se ha fatto una bevuta esagerata, è riuscito a contenere con la forza sbagliata la distribuzione delle corse. E sicuramente se Agnello non riuscirà a salvarsi su questa diagonale, potrà usufruire eventualmente di un tiro comodo Fioravante. Anche in semifinale si gioca al meglio delle 5 partite, con il traguardo posto a quota 3. Agnello va al volo, prende palla in maniera interessante, vediamo, però lascia un traversino alla fine. Vediamo se Fioravante ha accusato quel precedente errore. Recupera bene subito. Ottima la distribuzione delle forze. Vecchione, realizza 4 punti nel modo migliore. Traversino di seconda ad aprire con l'effetto su una porzione relativamente grossa di palla avversaria. Giocata benissimo, giocata fantastica. Guardate che distribuzione. Ha distribuito bene nella mezzeria centrale e costringe Agnello ad andare ad un tiro al volo. Al volo Agnello, guardate, capolavoro assoluto. Attenzione al rimpallo. Postarsi in rimpallo in queste condizioni, ma non particolarmente fortunato fino al termine, perché adesso lascia un traversino. Ricordatevi bene che quando si va a spaccare il gioco e se qualche volta si riesce a fare anche i punti, la cosa importante è la rimanenza. Quindi come restano le biglie a fine corsa, e qui Vecchione resta un po' corto, sicuramente erano due passate e mezzo, questo è abbondantemente corto per una giocata del genere. Lascia gioco. È un bel giro squadrato. Potrebbe anche chiudere dietro il pallino. In effetti prova a risalire. La forza buona, ma abbastanza buona. C'è lo sgambetto. Sì, leggermente fortunato, cosa che prima invece Fioravanti Vecchione era passato in mezzo. Però ci sta, quando si prende qualche birillo ogni tanto arrotola sul birillo vicino, a fianco, e può succedere. Questa la chiude benissimo. Riesce a risalire un po' dalla corta. Le vediamo, centralizza bene la biglia battente e tutto sommato centralizza bene per quanto possibile anche l'avversaria. Non concede, mi sembra, un tiro diretto, direi di no, da questa inquadratura. Costringerà un'eventuale garuffa o
Questa è una garuffa che si può giocare sia dal lato destro che dal lato sinistro comunque. Io l'avevo disegnata sul lato destro e lui l'ha giocato dal lato sinistro, però ci sta. Va tirata dal anche... lato destro, dal lato di Mannone. Dal lato di Mannone, anche perché era una garuffa che andava giocata in fase difensiva, perciò di conseguenza era difficile fare i birilli. Buona la divisione. 8 punti per chiudere. Perfetta. La smezzata. Biglia avversaria sponda. Disegna i punti. Diciamo. Non riusciamo a inquadrare bene se la vede del tutto comoda o meno. Se non la vede comoda può giocare un'eventuale garuffa o eventualmente un tiro diretto di, in fase difensiva. Niente, 3. Sceglie la garuffa, l'ha presa 14, troppo all'interno e di conseguenza ha preso il pallino da 3 e non si salva. Il favorito è sicuramente Michelangelo Agnello, giocatore più accreditato, ma non dobbiamo dimenticare che nei vari scontri diretti fra i due Vecchione si è disimpegnato piuttosto bene, in effetti 4-3 di misura per Agnello nei precedenti. Traversino comodo, errore un po' grossolano, sicuramente non ha inquadrato bene la quantità o la sensibilità sul biliardo, perché ci sta, alcune volte non si riesce a percepire subito qualche piccola differenza di sensibilità che il panno o il biliardo ha. E ha tirato un traversino e l'ha squarciato leggermente. Ultimo scontro diretto fra Vecchione e Agnello, proprio qui i principi del biliardo, nella finale della prima prova. Una finale contrastatissima, nella quale sembrava dovesse essere l'underdog Vecchione a venirne fuori vincitore. Vecchione si è portato sulla 3-1, ma Agnello ha fatto una grande rimonta. Andato a vincere 4-3. Come avevo detto precedentemente, si vede che ancora Fiore non riesce a percepire la sensibilità del biliardo. Effettivamente ennesimo errore su una garuffa che tutto sommato non era difficile. Quindi ha sbagliato il traversino, ha sbagliato la garuffa. È una questione di condizione del momento, poca lucidità. Aveva già sbagliato all'inizio lo schiaffetto e è andato dentro con la propria biglia. Cioè con la biglia avversaria, di conseguenza i punti sono stati bevuti. Sì, anche poi sul traversino a 2,5 era rimasto abbondantemente corto. Uno che raramente sbaglia il filotto con una palla in mano in acchito, Michelangelo Agnello. I principi sono un po' freddi, hanno bisogno di scaldarsi un pochino. Comunque ancora una discreta giocata, questa da 4 punti. Concede gioco, lo striscio d'angolo è abbastanza facile e in effetti arrivano i punti e parecchi. Posizione favorevole, forse più per giocare di sponda un tiro così che eventualmente di prima. Adesso comincia a quadrarsi un po' e avere un po' di fiducia. Sono praticamente coetanei i due, 39 anni Fioravante Vecchione, 40 Agnello. Agnello 2. Appena fatti, Agnello 40 anni appena fatti. Sarà all'incirca un mesetto fa che li ha fatti. Francesco Nuti, amici, un grande appassionato di biliardo che ha fatto tanto per il biliardo. Non dimentichiamocelo. E lo ricordiamo con piacere, sempre. Il pallino da Noia, sul lato naturale. E bisogna andare sul lato dove necessita
forzare uno spondo a palla difficile, deve andarci così e si rischia il rimpallo. Traversino da giocare, non una garanzia. Se riesce ad avere l'incastro di dietro lo può giocare anche di calcio. E ci siamo ancora. Traversino decisamente sul largo. Una tendenza, paura di sbagliare sull'interno. Ma adesso ci stava comunque, dovuto al fatto che c'era il pallino nella diagonale chiusa e se l'avesse sbagliato sullo stretto avrebbe preso il pallino e di conseguenza avrebbe poco posizionato le biglie. Però si lascia scappare parecchie occasioni, Vecchione. Di taglio contro, Michelangelo Agnello a dividere e a frenare la propria palla nel quadrato di sinistra, che diventa adesso quadrato superiore. Eventuale bricolla di effetto, di tutto effetto. Buona la forza, realizza un pallino che vale. Vale, questo vale tantissimo amici, questo è giocato benissimo dalla parte della ragione, si è appoggiato bene al pallino e adesso costringe Agnello ad andare un tiro al volo che quando si va in spaccata è difficile spaccare bene. Agnello va lungo probabilmente. Però sullo sfaccio bisogna lavorare bene perché il pallino potrebbe dare noia. E quindi una palla che va aperta subito, di super sventaglina. Ci vuole una gran steccata qui. Steccata moderna, vediamo se ce l'ha. Eccola la steccata moderna. Vecchione, attenti al rimpallo, lo trova. Ma trova anche un passaggio da non credere. Vecchione, sei. Tutto sommato porta a casa un bel bottino, 6 punti, tiro difficile, su una porzione scarsa di palla avversaria, la bianca corre molto naturalmente e si può trovare anche il rimpallo. Classica diagonale al limite del rimpallo, l'abbiamo rimarcato diverse volte, ricordatevi amici. Beh adesso guardate capolavoro, questo assoluto, uno strike, 12 punti, tutti i birilli a terra, colpo capolavoro. Agnello 12. Agnello, la perfezione su questa raddrizzata. Micidiale. Fantastica, fantastica. Tanta fatica per Vecchione per riuscire a trovare il pari a quota 29. E scappa via ancora il giocatore di Mola di Bari. Qui siamo Napoli contro Bari. E di Nola. Fioravante Vecchione. Inquadrato sul lato destro del nostro teleschermo Andrea Quarta, che sta aspettando la prossima partita che giocherà in semifinale con Maggio. Capolavoro, realizzerà anche il pallino alla fine. Realizza il pallino. Agnello, 9. Lascia gioco, difficile in una situazione come questa quadrare bene le biglie in difesa, per cui diventa importante la marcatura. E effettivamente Agnello raggiunge quota 50, si porta a 10 punti dalla conclusione. Vecchione potrebbe fare lo strike, qui stiamo a vedere se deve giocare il capolavoro assoluto, a morire dietro i birilli. E lo ci gioca. Arriva, ci arriva. Lo gioca amici, guardate. A morire sul rosso, 10 punti. Grazie. Solo così poteva Vecchione, riprendere questa partita, provare a riprendere se non altro questa partita, 10 punti. Due passate e mezzo, chiude in difesa e Michelangelo Agnello non può sentirsi tanto tranquillo adesso. Deve andarci di due a mo' di tre, toccare in sequenza lunga corta. Questo. Poi prendere la palla avversaria e cercare di sviluppare il gioco. Può arrivarci anche di 3 a mo' di 4, lo stesso. Siamo stati smentiti tutti e due, Maurizio.
Questo è un tiro che comunque ci sta. Lui l'ha giocata di 4, l'ha presa di 3 e di conseguenza ha fatto un rimpallo. Di e... più, 4. Sì, la giocata è di, onestamente di 4 a mo' di 5, ecco la giusta espressione. Poi ci devi arrivare di sponda da dietro, invece la presa direttamente e può starci anche rimpallo. Sfortunato, di la verità. E ancora una posizione favorevole per una giocata di striscio, di leggero effetto contro, si tiene dalla parte della ragione perché vede che il pallino potrebbe dargli una mano in difesa. Non vede come sviluppare gioco in attacco, qui vediamo se ci va ancora dalla lunga in qualche modo. Vediamo cosa può ricavare. Difficile capirlo da questa inquadratura. Gioca la difesa col pallino che gli può dare una mano. Non è male come idea, per niente. È entrato poco, non aveva troppa possibilità di incastrarla ancora meglio. Forse comunque si è salvata un po', ancora. Sì, se non altro non dà un tiro scritto all'avversario. La vede, la palla. Ma quello che fa paura è più lo spaccio che il due sponde. Il due sponde te lo devi guadagnare tutto e diventa un tiro nel quale è facile poi andare fuori giri. Ne abbiamo visti parecchi di errori come questi. Ma questa perché, terza prova. Ma perché i ragazzi cercano sempre i birilli, Maurizio? Sì, se sono abituati a fiondare quando devono giocare di misura, di precisione. Non sono tanto abituati, questa è la storia. Due sponde, gioca benissimo Agnello, 8 punti e adesso il pallino gli dà una mano in difesa, sicuro questo. Fenomenale, guardate che steccata, guardate la propria biglia dove riesce a portarla cercando di chiudere con la biglia avversaria all'angolo per i 3 birilli. Praticamente inattaccabile o difficile in quella posizione da attaccare, può solo dividere. Fa già tanto così a prendere un pallino, ma l'avversario è a 2 dalla conclusione di questa prima partita. 58-46 Agnello vede, credo, la possibilità di chiudere così fiondando la giocata di 2-4 sponde. Bastano 2, 4 di Castello, 3 di pallino. Si chiude qui la prima partita 65-46. Vecchione ha cincischiato un po' nella fase iniziale di questo set, gli ha lasciato la possibilità Agnello di prendere il controllo delle operazioni. Agnello ha preso un buon vantaggio, è riuscito a chiudere alla fine per 65-46 in 16 minuti circa di gioco. Se consideriamo comunque i tanti errori che ha fatto Fioravanti Vecchione, ci sta comunque, perché tutto sommato è arrivato a 2 tiri dalla chiusura. 5,75 nei tiri diretti e 1,57 nei tiri di sponda. Questa è la media di Agnello. Vecchione è rimasto abbondantemente sotto per quanto riguarda un adeguato standard di attacco nei tiri diretti. Carica di più adesso la Garuffa, però una presa di palla non è delle migliori e non quadra in difesa. Eventuale giro scorrente. La gioca di colpo a risalire dietro il pallino, stiamo a vedere, parte bene, dovrebbe arrivare bene questa palla, forse un po' lungo, forse un po' lungo. Tavolo che forse ha chiuso un po' più del previsto. Ma l'ha presa troppo sullo stretto. Sì, che 4 poi stretto. Vecchione a risalire verso il Castello. Non ha fatto un affare comunque. Vecchione 2. Passa in mezzo.
non aveva grandi meriti in questa giocata, ha scarseggiato troppo e non è riuscito a chiudere neppure in difesa il colpo. Quelle sono le classiche diagonali che è difficile, anche se si fa il massimo di birilli è difficile quadrare in difesa, amici. Perciò in base al punteggio o in base alla tabella, secondo me alcune volte bisognerebbe scegliere qualche tiro di difesa. Ha giocato di mancina adesso Michelangelo Agnello, che ha fra l'altro un retroterra carambolistico e anche di giocatore di pool, se la sa cavare bene anche con la mano debole, un po' come Maggio. Non vuole essere da meno del grande conterraneo. Agnello, la fiondata, magnifico sfaccio. Non importa se le biglie si toccano, ha fatto quello che c'era da fare. Ha realizzato il pieno. Anche perché quando si gioca un raddrizzo così e nella diagonale di uscita c'è il pallino, è difficile capire come vengono posizionate poi alla fine le biglie. Non lo puoi sapere. In questi casi il giocatore si concentra a tenere la propria palla il più vicino possibile alla sponda corta. Ecco, quella può essere una buona filosofia di gioco. Apre troppo qui Vecchione, si lascia sotto tiro, non trova nemmeno la sponda corta. L'idea era di uno striscio a portare la biglia avversaria dietro il pallino, a risalire dietro il pallino. Invece ha aperto troppo. Ha combinato un bel pasticcio, si offre alla giocata diretta. Agnello stringe troppo, si è visto, era un tiro che doveva andare subito sul filotto questo. Non pensava mai di poter prendere Agnello 2. Il 2 di prima intenzione. Però la misura è più che valida, la propria sponda, l'altra pure. Vecchione se lo deve lavorare bene questo colpo. Posto un attacco alto di palla, vediamo quanto rientra il tavolo. Rientra bene, forse ci sarà il filotto. No, ma c'è un bel movimento delle biglie a centralizzare. L'ha steccato bene, poteva marcare un po' di più. Comunque, tutto sommato, era importante distribuire bene le biglie. Sì, e pensando che ha giocato di colpo in testa, è più che probabile in una situazione come questa che il biliardo dia meno rientro sull'ultima sponda. Classica giocata di due a modi tre, poco controllo, concederà qualcosa sicuramente, forse un fisso, però non un fisso comodo eventualmente. Lo deve giocare bene. O un fisso, un eventuale striscio con arriva ancora sul pallino. Beh, sul pallino è difficile che arrivi, gioca lo striscio comunque, porta a casa due punti. Sicuramente di spinta no, perché la diagonale tende ad aprire, ma se l'avesse giocato di leggero colpettino a chiudere, sì, forse c'era. Sì. Avrebbe dovuto lavorare anche con un po' di effetto interno, magari. Giocare uno scorrente ammortizzato per fare poca strada con la propria palla. Non ha voluto complicarsi la vita Vecchione, visto che non è ancora molto centrato nel match, preferisce fare un gioco più semplice. Prova a dividere, non gli riesce di farlo, ma per una questione di centimetri, pochi. Eventuale angolo a tutto biliardo impegnativo, vediamo se lo sceglie di misura o lo sceglie di misura. Non lo prende nessuno questo angolo qui, non si riesce a capire. Tiro difficile per tutti. Vecchio 2. C'è la paura di sbagliare sul largo, cioè di non realizzare, e alla fine si sbaglia sempre sullo stretto ed è un disastro.
quello che non bisogna veramente mai fare, sbagliare sullo stretto. Il concetto mentale sicuramente in quel momento lì non è positivo, dovuto al fatto che la parte della ragione è sul largo e va sbagliato sul largo. Però sul largo non porti a casa punti, questa è la sensazione, e qui tutti giocano a realizzare subito. Non hanno tempo per attendere. Mi ha smentito ancora. Sì, ma non ha fatto un affare. Purtroppo, come diciamo spesso, i ragazzi cercano sempre di realizzare sempre i massimi. E ci proverà anche Vecchione adesso a realizzare il massimo. Attenzione, perché il pallino può creare seri problemi. Porta a casa 14 punti che hanno del miracoloso. Ha rischiato grosso, Vecchione, giocando con quell'effetto, 14. Prendendo così il pallino, poteva finire tranquillamente sui birilli con la propria. Sarebbe stata una bevuta micidiale, invece in qualche modo va avanti in tabella, si porta a 24 contro i 19 di Agnello, e anche le biglie sono in posizione di relativa difesa. La grafica va da una parte, il giocatore va dall'altra. Nulla di grave, perché è grave invece mancare palla. Agnello, pasticcio. Vecchione, 6, tiro libero. 6 punti bevuti e palla in mano per l'avversario. Vediamo se la mette in acchito oppure la lascia sul posto. È cambiato molto in due tiri. La realizzazione a rischio di Vecchione, che ha portato a casa 14 punti, e Agnello, che ha dovuto rischiare qualcosa sulla garuffa, non è venuto fuori per niente bene. E siamo 30 a 19 per Vecchione, che adesso può usufruire della palla in mano in acchito. C'è lo sfaccio, il filotto, senza forzare più di tanto. Si è concentrato molto nella steccata per cercare di eventualmente sfruttare al massimo e di racimolare ancora più punti. Sì, adesso il vantaggio è consistente, 38-19, quindi 19 punti di vantaggio. Agnello qui potrebbe fare qualcosa di calcio, se è lucido, se lo vede bene il tiro, ma è possibile che dopo quello che è successo nelle ultime giocate la lucidità venga a mancare. Il giocatore tenda a tenersi più in difesa, più dalla parte della ragione, cosa che è tipica di Agnello peraltro. A parte che l'aveva detto anche nel turno precedente, che è un momento che è un po' sfiduciato. Sì, è preoccupato perché ogni volta che sbaglia va bene. Ci sono questi momenti. Ci sono per tutti comunque, non è che ci sono solo per Agnello. E lì è il campione che deve reagire. Agnello al volo di due sponde. Cosa trova Agnello? C'era veramente il rischio di fare una mega bevuta. Agnello, due. In questi casi si può andare a bere. Vediamo. Avesse toccata solo un filo più grossa quella palla da realizzare il filotto, probabilmente avrebbe bevuto. Lascia comunque gioco. Vecchione cerca il pieno, ma non taglia abbastanza bene. E c'è il rimpallo qui. Vecchione, due. C'è il rimpallo. Vecchione con i traversini quadra poco oggi. Forse uno striscio passante per Agnello, stiamo a vedere perché c'è il pallino d'arrivo. Ecco lo striscio passante per arrivare dietro il pallino, ma non apre abbastanza. L'idea era fantastica. Se avesse preso i birilli andava a chiudere il gioco proprio dietro al pallino. Sbagliando lascia una giocata non scritta all'avversario. Vecchione deve lavorare bene questo colpo, può giocare il giro, può giocare anche la raddrizzata, ma forse la soluzione migliore potrebbe essere un giro volante, un giro inglese, a prendere il pallino da 4 con la propria e l'altra ad arrivare di misura in castello.
vediamo. Invece si imposta per un giro di colpo, può essere una soluzione valida anche questa. Ecco, giro di colpo, realizza. Sì, ma non c'è grande qualità, perché se voleva giocarlo bene questo colpo doveva andare in corta con la sua, non in lunga. Ma non c'era, era una diagonale anomala questa. Effettivamente lui prima di tirare ha riflettuto un pochino, perché la sua faceva tantissima corsa. Agnello, grande steccata. Forse, scusa Maurizio, andava giocato come l'avevi pensato tu prima, a scorrere per eventuale pallino da 4. Quello era il tiro. Proprio perché era una situazione anomala. Intendiamoci, in quella posizione, se c'è il giro passante o volante, c'è anche la raddrizzata. Fosse stato Maggio, avrebbe tirato una raddrizzata. Non entra, vediamo se divide. Non divide nemmeno, rimane sotto tiro di giro. Giro scorrente, giro ad allargare, ma anche di colpo lo può tirare questo, non c'è nessun problema. Può anche morire lì con la propria, al posto dell'avversaria, e allineare le biglie sulla lunga, magari per un pallino. Ecco, preferisce comunque lo scorrente. A morire in angolo con la propria, realizza 10 di castello. E adesso ci pensi l'avversario a venirne fuori. 10. Distribuzione fantastica, guardate dove ha portato la propria biglia, adesso è difficile da poter staccare quella biglia lì. È costretta a forzare il gioco adesso Fioravanti Vecchione. Deve rischiare un probabile rimpallo, sperare che gli vada bene. Ecco, il rimpallo c'è, gli è andata bene. Tutto sommato è andata alla grande. Alla bene. Grandissima. Sicuramente lascia qualcosa, ma l'avversario se lo deve guadagnare. Vediamo, sponda palla. Silenzio, per favore, grazie. Sponda palla. Lo gioca molto bene Agnello. Di norma lo sponda palla con molto effetto, senza entrare al massimo, entrando bene, ma senza esagerare. 4 punti. Recupera Agnello ulteriormente 4. Terreno il giocatore di Mola di Bari. Leader della classifica in questo momento, nell'ultima prova di quella che possiamo definire la stagione regolare, quella che porterà i 4 migliori a disputare la pool conclusiva per l'assegnazione del titolo di primo campione di questo circuito, i principi del biliardo. Circuito che nasce da una sinergia della FIBIS, la Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con Fox Sports. Girone, tutta la vita, qualcosa porta a casa, anche una meravigliosa rimanenza della biglia gialla, pallino difficile da fare, lo realizza. Quindi grande Agnello recupero, sì. Continua la progressione di Agnello, colpo magistralmente giocato in attacco e in difesa, 5 punti sono tanti. Vecchione, niente da fare, doveva giocarsela meglio, questa è presa troppo grossa e lascia la raddrizzata. Raddrizzata impegnativa da parte di Michelangelo Agnello, se ce l'ha, perché noi non riusciamo a vederla, o di eventuali due sponde di calcio. Ce l'ha la raddrizzata, la sta impostando. Eccola. Filotto di terza, questa è l'idea per centralizzare le biglie, anche se non realizza dovrebbe quadrare in difesa con la bianca, che con tutto l'effetto che ha ancora potrebbe restare sulla linea del castello. È riuscita a coprirsi, non riusciamo a vedere se la vede in maniera giusta per poter fare eventuale raddrizzo o quadrare in difesa. Cerca il pallino da 4.
con un po' di taglio a chiudere sulla sponda corta. Io l'avevo disegnata in maniera diversa, perché secondo me in questo momento qua andare vicino al pallino potrebbe essere penalizzante. Sponda palla a realizzare il pallino e a portare a casa qualcosa anche sul castello, 6 punti. Continua la rimonta di Agnello, che adesso passa a condurre per 48-47, aveva una ventina di punti il giocatore di Nola. Il professore, vediamo se riesce a reagire bene dopo aver subito un recupero così esagerato. Pallino da 3, poteva giocarselo decisamente meglio. Di positivo c'è il fatto che arriva a sponda sulla lunga con la bianca, ma quel pallino da 3 faceva comodo. Adesso gli fa vedere lui come avrebbe dovuto giocarla Vecchione, la palla precedente, ma non fa vedere nulla di particolare perché commette un errore addirittura più grave di quello commesso in precedenza dal giocatore napoletano. Qui si lascia di un potenziale strike. Ecco, arriva il filotto, troppo taglio da parte di Vecchione, che non riesce a far rientrare Vecchione la biglia avversaria, e quindi si offre a sua volta di una raddrizzata, anche se la conduzione della biglia battente è stata più che valida, visto che questa si è attestata sulla sponda corta. 55 Vecchione, 48 Agnello, qui non può chiudere partita. La fiondata, questa rientrerà. E la fiondata bene, guardate la rimanenza, ha distribuito abbastanza bene. Se non altro si mette adesso anche lui in chiusura. Meno 8 per Michelangelo Agnello, meno 5 per Vecchione. E si è chiuso il tiro diretto, ha fatto tutto quello che c'era da fare. Non era una chiusura possibile in un tiro soltanto. Riflette Vecchione dovuto al fatto che questo è un tiro che può valere la partita. Deve stare molto attento e cercare di andare possibilmente... Di taglio buono ci arriva, per cercare di restare sulla corta con la propria palla, una giocata sudamericana, possiamo definirla così, alla Gomez. Filotto difficile da prendere, ma non impossibile. Bisogna vedere se questo filotto lo si gioca di colpo in testa o di colpo sotto, perché si può di colpo sotto la chiudi meglio. Se vuoi andare, sì. Però è forse un po' più difficile come qualità di esecuzione, però se vuoi chiudere meglio il colpo sotto, è imposta il colpo sotto, Agnello deve essere una giocata a 3 passate scarse per chiuderla al meglio, vediamo se gli riesce il capolavoro. Mamma mia che brutta giocata Agnello, ma si vede che gioca un po' sfiduciato. Vecchione, e va a bere subito. Secondo set, 1 pari. Va via così il secondo set, deluso Agnello, si può capire, ha giocato un preziosismo, ha cercato e poi anche troppo forte il tiro per una stretta, giocata di colpo sotto. Brutta conclusione, di Agnello vince
Vecchione, la seconda partita 63-52 in 21 minuti. Comunque ha ragione Agnello, ogni volta che sbaglia paga, va bene. Ma quando giochi sfiduciato alla fine ci sta, perché non sei convinto, non sei sicuro, perdi di sicurezza e di conseguenza la steccata diventa anomala. Ha realizzato bene di sponda Agnello, 2,40, non è poco, ma alla fine paga gli errori. Luce d'ombra nel gioco di entrambi i protagonisti di questa semifinale parte alta del tabellone. Una bordata, non vedeva di meglio e con un po' di fortuna, non poca, porta a casa anche il rosso di sgambetto. Questo è un colpo che va giocato sull'interno della palla avversaria, non sull'esterno. Dove va quel pallino? Dove va quel pallino? Sfiora il castello. Vecchione, 5. 5 punti, comunque sono già qualcosa. Qualcosa anche perché la conduzione della biglia battente è stata più che valida. L'importante in questi casi è portarsi fuori dalle raddrizzate, dagli sfacci, dalle dritte. Sì, questo è un classico raddrizzo che parte dall'angolo, è difficile da portare dentro, è difficile da steccare. Adesso c'è anche il pallino che dà noia sulla seconda uscita della sponda corta. E c'è anche da steccare con la prolunga. E lui l'ha giocata benissimo. Guardate che giocata, amici. Guardate che giocata. Angolo a scappar via ed eventuale parificazione. Senza trascurare la possibilità di un pallino da 4. Le biglie si sono sfiorate, però ben concepito questo disegno. Gioca l'angolo difensivo col pallino da 3. Questa è una bella visione di gioco. Si poteva giocare anche così. Sono stato smentito, ma sicuramente mi fa piacere dovuto al fatto che ha avuto una soluzione più facile. Pallino da 3 a fine corsa. Pallino 3. E per la raddrizzata, c'è anche la raddrizzata, questo qui è un filotto di seconda, terza passata, di palla grossa. Eccola qua. Apre troppo, rischia rimpallo. Ci voleva un'apertura progressiva qua su palla grossa. Invece la bianca corre troppo in questa maniera. Le biglie si ritrovano e ci si lascia sotto tiro di traversino. Qui può realizzare il massimo. C'è anche il pallino da 4 in arrivo. Vediamo, apre troppo e sbaglia tutto. Doveva dare più colpo per arrivare a pallino da 4. E doveva prendere una porzione leggermente più grossa. Invece, lavorando molto con l'effetto laterale, non è riuscito ad agganciare il filotto. La fiducia in questo momento qua sicuramente sta giocando un po' sfiduciato. Pallino da 4 e striscio con misura a portare a sponda la biglia avversaria. Ancora una buona giocata questa, tutto sommato per la misura, anche se non so se Salvatore sia d'accordo sulla scelta di tiro. Ma io sono tutte scelte discutibili, ripeto, io avrei scelto un tiro diverso, avrei giocato magari un giro a parificare dalla parte opposta, se non ce l'aveva scorrente di qua. Agnello 9. Intanto piazza la steccata, Agnello, questo è un gran colpo. Ottima la marcatura, 9 punti, 6 di castello e 3 di pallino, e tutto sommato si lascia anche discretamente.
Vecchione ad arrivare sul pallino da tre, a cercare la distribuzione delle forze per una possibile anche mezza difesa. Bravo. Meritati questi applausi. Vecchione, rivediamo. Punta tutto sul pallino per chiudere con il massimo dei punti e possibilmente anche con la difesa, ma si lascia di traversino. Qui arriva la fiondata di Aniello che porta a casa parecchia merce. 8 punti, non sono pochi, a stecca alta. Traversino Aniello, fantastico. Fantastico, fantastico amici. Grande qualità di steccata davvero. Si è svegliato Aniello. 2 volte a stecca alta. Ha prodotto punti e qualità di gioco. Prima ha realizzato 9, adesso 8 in difesa. Ma eccellente anche la distribuzione delle forze adesso da parte di Vecchione. Siamo lì nel punteggio, differenza minima 30 Aniello, 29 Vecchione. Angolo di massimo effetto, leggermente sul largo, come la si deve prendere una palla, così, con questa forza, chiude il gioco, non sembra ci sia il tiro diretto. E qui invece può esserci l'angolo a scendere con le biglie, a parificarle sulla corta, sfruttando la posizione del pallino per realizzare eventualmente 3 punti e la difesa. Non un tiro forte, un tiro controllato. A scendere con le biglie. Scuola classica, Vecchione, ecco. Sarebbe stato più utile arrivarci dall'interno, ma tutto sommato non è stata una cattiva esecuzione. Se avesse portato a casa il 3, ma il pallino da 3 sarebbe stato già un risultato. È un errore che ci può stare dovuto al fatto a tutto Bigliardi inquadrare bene la diagonale, non è facile. Aniello, 4, porta a sponda la bianca, ottima esecuzione anche questa. Non ci sta amici, ha avuto una leggera stizza dovuta al fatto che ha fatto solo 4. Disperazione. Non è abituato a fare 4. L'hai vista anche tu Maurizio che ha fatto una leggera artizia? Sì, sì, e anche perché adesso sta trovando fiducia nel gioco, nella steccata, visto che comincia a quadrare. Tentativo di pallino da 4 e distribuzione in difesa diagonale delle biglie. Ma resta un tentativo soltanto. Qui pallino da 3, di sponda palla. Anche se non fa il pallino da 3, fa un'ottima difesa. Insomma, l'obiettivo era la difesa, poi eventualmente anche il pallino da 3. Deve andarci al volo, qui. Di 2 sponde, possibilmente da dietro. Perché così il bersaglio diventa grosso. Sì, può fare anche un pallino da 3. Ma pure un pallino da 4. Vediamo, ci arriva da dietro, ma non trova palla. Niente, tu. Quindi ha pagato la giocata difensiva di Michelangelo Aniello, che adesso si ritrova a palla in mano, deve decidere se accettarla sul posto oppure chiedere di mettere le biglie in acchito. L'accetta sul posto. Non sbaglia il filotto. Fa risalire la bianca, riesce a tenerla sulla linea del castello. Quindi ha fatto già il meglio che si potesse fare in questo caso. Pieno del castello, biglie in difesa e vantaggio che comincia ad essere consistente. Fantastica giocata, guardate la biglia avversaria dove è riuscita a posizionarla.
C'è un possibile ingresso. E anche la possibilità eventuale di scappare via. È entrato poco Maurizio. L'obiettivo lì in quei casi lì è prenderla leggermente sul largo, perché in fondo dall'angolo opposto c'era il pallino che poteva aiutarlo un pochettino a chiudere un po' meglio il gioco. Vediamo come sfrutta la posizione del pallino. Ecco, si gioca il pallino da tre di palla grossa. Non una bella giocata per niente questa. A me sembrava più un traversina più passate per eventuale pallino da 4 di 5 sponde, Maurizio. Poteva essere anche questo, però c'era anche da correre parecchio. Il pallino era messo lì, su una giocata di traversino poteva far male. Invece Agnello concede gioco a un vecchione che questo traversino se l'è giocato a meraviglia. Guardate come si lascia con le due biglie sulla linea centrale del tavolo. E ottima, guarda, la misura. Ottima la misura, spettacolare, spettacolare amici. Questo è un classico di tiro al volo che noi consideriamo con la biglia avversaria in campagna o in mare aperto, dovuto al fatto che in una posizione che è difficile capire se prenderla di due o prenderla di una, ed è difficile capire come poterla sviluppare in eventuale difesa. Vorrei capire la differenza fra mare aperto e campagna. Ma all'incirca è uguale, è come se tu ti ritrovi in mezzo a un prato dove purtroppo hai solo un bersaglio da poter prendere. Prato verde, intanto rischia di trovare il pallino da tre, distribuisce molto bene le forze, capolavoro questo. Si è salvato alla grande. E trova una micidiale difesa nel quadrato centrale. Può starci l'incastro, qui ci tira e la prende di prima, la riprende, le biglie che rimpallano, la biglia gialla è di Agnello. Vediamo se tira a risalire fino al pallino, ci tira una botta, eccola, a risalire sul pallino, guardate, capolavoro assoluto questo di Agnello che va in difesa dietro al pallino. E questa non scappa più. 8 punti. Fenomenale amici, questo è grande biliardo. Ha inquadrato subito la posizione Agnello. Ha visto la possibilità addirittura di un super strike in un caso come questo. Ogni tanto, giocando con questa forza, si può realizzare il pieno sul castello e magari anche il pallino a fine corsa. Ha già fatto molto. Al volo ancora, trova una buona porzione per dividere le biglie, ma è leggermente lungo, Agnello questa la vede e la fulmina, questa per portare a casa la terza partita. Comunque è la conseguenza di quel tiro spettacolare. Ecco la conclusione. Pieno di Agnello, 10 di Castello, 64 a 33. Doppia virtualmente l'avversario in questa terza partita. Agnello un po' altalenante, ma c'è una bella qualità complessivamente nel suo gioco. Vince il terzo set in 13 minuti, 64 a 33 il punteggio più netto in questo incontro. Vediamo le statistiche: 5,30 nei tiri diretti contro 4,13, 1,80 nei tiri di sponda, non ha avuto realizzazione di sponda vecchione, 4,13 la media totale, elevatissima per quanto riguarda la realizzazione completa dei tiri sia di sponda sia di prima. Silenzio. Ha cercato di mantenersi a sponda il più possibile con la propria palla e di allungare il più possibile la biglia avversaria, quindi c'è poco da ricavare qui per Vecchione, che rischia il rimpallo e lo trova.
e si lascia sotto tiro probabilmente. Aveva cercato un pallino da tre per aprire un pochettino il gioco, piano, non ci è riuscito dovuto al fatto che l'effetto gli ha aggrappato troppo dalla... Altro che giocata di misura, va a fiondare il colpo e se lo gioca alla grande Aniello, di mezzo colpo riesce a trovare il pieno sul castello. Il pieno, e guardate la propria conduzione biglia. Fantastica della biglia gialla. Tiro capolavoro di Michelangelo Aniello, che cercherà di chiudere qui il conto per arrivare a disputare la seconda finale dopo aver vinto la prima nella prova iniziale di questo circuito. Aniello che poi ha raggiunto la semifinale del secondo torneo. Semifinale persa, ricordiamo, contro Matteo Gualemi, il campione del mondo, poi vincitore della seconda prova, in finale con quarta. Mentre Fioravante Vecchione, dopo aver raggiunto la finale della prima prova, abbiamo ricordato persa con Aniello di misura 4-3, è uscito subito contro Belluta nei quarti di finale, nel secondo torneo. Ricordo bene che quello lì è stato un incontro bellissimo, bello bello veramente, sotto l'aspetto tecnico e sotto anche l'aspetto realizzativo. E abbiamo rivisto un grande Belluta. Aniello subito sul filotto per realizzare anche il pallino d'arrivo che gli potrebbe fare gioco in difesa, aperto leggermente troppo. Si è spostato troppo verso il centro con la propria biglia, ne lascia lo spaccio. Però molto regolare sul filotto adesso Michelangelo Aniello, che ha trovato una buona steccata, ha trovato fiducia. Vecchione, 10 punti. Vecchione una buona steccata, ma un gioco di polso che alle volte lo può tradire. In assoluto la miglior steccata resta quella di quarta, come rettitudine. Garuffa impegnativa da parte di Fioravanti Vecchione. È una mezza garuffa e lui ce la gioca invece con molto effetto, ma nonostante questo va un po' sul largo, ma la forza è molto valida. Potrebbe essere un arrivo di 5 sponde di calcio questo, ma le 5 sponde di calcio, contrariamente a quello che si vede nei circoli, non le gioca nessuno qui. Hai detto bene. Se vai a vedere nei circoli, tutti giocano le 5 sponde. Ma un po' secondo me per abitudine Maurizio, perché si gioca spesso e volentieri col castello ai 9 birilli. E allora di conseguenza sembra che ti dà una quadratura migliore. Invece poi nella realtà dei fatti all'italiana è più giusto, anche perché fai meno strada. E per prendere una precisione migliore, secondo me, è più giusto di tre sponde. Sì, la giocata di 5 sponde ti porta lì quasi certamente, ma è un po' più approssimativa, mentre la 3 sponde è un tiro più volitivo, se possiamo definirlo così. Te lo giochi per la perfezione, non per un pressapoco. Ma forse ti aiuta anche a livello mentale comunque, dovuto al fatto che sai che tu devi fare una cosa giusta e di conseguenza stai un po' più concentrato. Sì, il 5 sponde lo si butta lì, sì. Tanto arriva, sì. Più o meno, però è una giocata
un po' approssimativa alla fine. Questa invece è una giocata di buona precisione. Dici che ci smentiscono, Maurizio? Sì, guarda, ci smentisce subito. Però questa è una posizione scritta da tre sponde, più che da cinque. Non mi sento di condividere questa scelta, francamente. Anche se magari fa il pieno, è la perfezione. Bravo, bravissimo. Questo per dire che ci si può arrivare in varie maniere quando la biglia avversaria si può definire sullo stretto del castello. Ma può anche darsi che il giocatore in questione magari abbia avuto nell'arco dell'incontro alcune esperienze negative sulle tre sponde, allora dice, beh, ci provo di cinque. Aniello non vuole essere da meno, anche lui vuole dimostrare in TV di saper giocare un cinque sponde di calcio. Non solo tre, anche cinque. Vuole fare spettacolo. Hai visto, si stanno ispirando e sfidando sulle cinque sponde. Appena abbiamo detto che non lo gioca nessuno, hanno voluto smentirci. Ma ne hanno giocate due. Pensi che ci abbiano sentito? Penso di sì. Però giocata fantastica. Leggermente lunga ci può stare, perché quando si fanno le cinque sponde sulla forza si può anche sbagliare leggermente. Però il massimo realizzo. Qui si gioca le due sponde di mezzo colpo, uno specialista di questo tipo di giocata. C'è anche il pallino. E adesso ci pensa Agnello andarlo a trovare quel pallino. E non certo di misura. Con una forza giusta. Di colpo in testa. A restare in zona con la bianca. Con la gialla, la sua. Ecco, questa è la forza giusta, poteva anche chiuderla subito, ma il pallino gli dava una garanzia, comunque anche per una giocata eventualmente di quattro sponde. Colpo in testa per frenare la propria palla in prossimità della sponda corta. Hai detto bene, per contenere un po' meglio la propria biglia, perché se l'avesse presa un po' più scarsa sicuramente avrebbe avuto meno controllo. Partita potenzialmente decisiva questa, se vince la è Agnello che conduce 2-1. Quarti di finale e semifinali si giocano al meglio delle 5 partite, la finale al meglio delle 7. Va a vedere se stacca bene per poter creare la diagonale di entrata eventualmente sulle due sponde di calcio. Tiro al limite comunque. C'è una giocata di grande sensibilità a incastrarsi dietro la bianca. Forse sarebbe stato più ragionevole pensare a un tiro di sponda palla, ma il giocatore in certe situazioni va a sondare la sua sensibilità sul tiro. Va si a vuole sfidarsi, provare, va a sfidarsi. Sfidarsi. Perfetta la definizione. Ogni tanto ci sta comunque per cercare di capire se veramente tu hai avuto una lettura più giusta in quel momento lì. Sono perfettamente d'accordo. Gioco moderno, Agnello, che bella raddrizzata, tutto sommato l'ha aperta anche troppo, deve essere un filotto di seconda questo, diciamo una bella raddrizzata perché c'è stata una valida distribuzione delle forze, un ottimo controllo anche della biglia gialla pur su una porzione estremamente sottile di biglia avversaria. Se lo deve guadagnare, e se lo guadagna questo Fioravante Vecchione.
Pilotto di seconda, risalire, tre passate e mezzo, realizzazione piena. Vecchione passa a condurre. L'ha sfruttata alla grande, guardate la biglia avversaria come è risalita bene dietro ai birilli. Questo è un classico di due a mo' di tre o eventuale le tre per le quattro che è difficile da spaccare. Però ci sembra un pallino che si può portare a casa anche da quattro. Vediamo se la prende davanti e fa il pallino da quattro. La prende davanti e cerca il pallino da quattro. E lascia la biglia avversaria parallela come movimento alla sponda corta. Meglio di così, non ne potevo uscire, neanche a metterla con le mani. L'ha giocata in maniera fantastica. Anche se è rimasto a vista, è un tiro difficile da sviluppare perché è dovuto al fatto che nella diagonale, eventualmente sulle tre sponde... C'è il pallino. Quindi non ne viene fuori comunque. E trova anche il rimpallo. Nel passaggio difensivo ha trovato il rimpallo. Gli è andata di lusso di aver chiuso in difesa. Si è giocato il pallino di passaggio difensivo, di lunga pallino, voleva fare questa l'idea. Garuffa, ottima la forza, tavolo veloce, qualcosa concede credo alla fine. Vediamo cosa. Se l'ha raddrizzata, sì, o il giro per noi è difficile valutare. L'ha raddrizzata. Raddrizzata capolavoro, 4 punti. La difesa migliore che si possa ottenere in una situazione come questa cercando i punti. Fenomenale. Guardate dove è riuscita. Di tutto effetto e la propria biglia è riuscita a mantenerla ancora sotto sponda. Lascia sicuramente qualcosa di sponde biglia o di eventuale raddrizzo, ma se lo deve guadagnare Michelangelo Agnello. Sì, questo è una raddrizzata di seconda, terza passata, porta dentro subito di seconda l'avversaria, risale, centralizza la gialla e non può quadrare perfettamente il tutto, ma 13 punti sono tanti da una posizione difficile come questa. Steccata fenomenale, penalizzato semplicemente perché ha preso una quantità sul pallino che sicuramente non l'ha aiutato in difesa. Vecchione è sotto di 8, potrebbe recuperarli qui con un grande spaccio, trova lo spaccio e anche il pallino probabilmente di arrivo per un 11 punti che sarebbe pesantissimo e lo porterebbe nuovamente avanti nel punteggio. Napoletano da 38 si porta a 49 con questi 11 punti, 8 di Castello e 3 di Pallino. Sicuramente non una steccata perfetta perché si è concentrato molto sui birilli e ha perso il controllo un po' della steccata sulla propria biglia. Però un giro questo impegnativo, tutto biliardo, Agnello cicca un po' la steccata, gli è rimasto il colpo in canna. Anche se alla fine realizza 10 punti, ma non di grande qualità. Steccata molle, buona la porzione per carità, voleva parificarle sulla lunga, ma ci è rimasto un po' corto. Sicuramente non soddisfatto neanche lui, anche se è andata a 56 perché lascia un tiro diretto dove... Potrebbe chiudere partita, filotto e pallino di prima intenzione, vediamo. Ci prova, sfortunato non aver chiuso, se l'hai giocato alla grande questo filotto di prima intenzione sul Castello, a meno 11 realizza 9, perfetta la giocata, un filo di mala suerte, chiamiamola così, però buona sorte alla fine per come sono rimaste le biglie. Tiro difficile adesso per poter fare eventuale pallino da 4 o eventuali birilli. Gli ha lasciato una posizione brutta. 4 a chiudere per Agnello. Vediamo, gioca le due sponde. A forzarle così.
2 soltanto, anche lui sfortunatissimo, risale, beh, manca 4, realizza 2. Però l'ha giocata anche in fase difensiva, perché si è accorto che poteva anche non chiudere. Sì, per carità, ma non è un buon segnale non aver chiuso qui, come non è stato un buon segnale per Vecchione nella giocata precedente. Diciamo che fortuna e sfortuna si sono equilibrate bene questa volta. Eventuale tre sponde, o vediamo ancora se Fioravanti Vecchione sceglierà le 5 sponde che prima li aveva giocate benissimo. Eh sì, guarda, si punta subito sulle 5 sponde, non ci pensa un secondo. Ha visto che quadra meglio di 5 che di 3. E c'è il pallino da 3 da poter realizzare, ci dà deciso, non va certo a cercare grandi misure. C'è il pallino da 3 che gli può fare gioco, oppure il castello. Chiude Fioravanti Vecchione, che partita da brividi, fantastico. Terzo set, Vecchione che va deciso a prendere castello o pallino. Aveva buone possibilità di chiudere prendendo l'avversario sull'interno. Sembrava dovesse vincere Aniello, invece ha vinto Vecchione. Siamo 2-2, si va alla partita decisiva 60-58 per il napoletano in 16 minuti e 35 secondi. Gran gioco. Vediamo 50-50 nei tiri diretti di sponda, 63-38, ha battuto di più Fioravanti Vecchione, 63%, 5%, scusate, 5 punti e 5-40 nei tiri diretti, insomma una bella qualità. Una bella qualità, hai detto bene Maurizio. Effettivamente hanno fatto il quarto set in maniera fantastica. Stanno andando in progressione, hanno cominciato un po' contratti, non particolarmente lucidi né l'uno né l'altro, ma dopo la seconda partita il gioco è migliorato notevolmente, adesso i due stanno andando in progressione. La Garuffa, Ianiello leggermente sullo stretto, ottima la difesa. E qui giocherà il passaggio difensivo. Altra buona difesa. Lo schiaffo di tutto effetto, vediamo come la prende questa, leggermente sul largo, diciamo una quantità distributiva, possiamo chiamarla così, a risalire leggermente verso il secondo diamante della lunga, valida la difesa, forse lascia ancora una leggera garuffa. Non un tiro che Vecchione abbia giocato particolarmente bene fin qui. Non lo quadra tanto questo tiro oggi. Potrebbe anche aver concesso il giro. No. Ma secondo me la vede. Il problema è capire veramente... Anche se io ho disegnato la bricola che sarebbe sì, il tiro più bene. Senza forzatura, senza niente. Può anche darsi che lui si possa prendere... È un giro impegnativo, difficile la steccata. Ma è uno dei migliori giocatori in assoluto nei tiri di giro, Michelangelo Aniello. Ecco, la prende bene questa. A morire sulla lunga e a realizzare ancora. Fenomenale, fenomenale amici. Specialista di queste giocate... A morire sulla lunga, questa volta il colpo gli è riuscito bene, non gli è rimasto in canna come nella precedente partita, quando pur nonostante non avesse giocato la migliore steccata, ha portato a casa comunque il birillo rosso da solo. Un po' svolazzante adesso Vecchione,
cercato di sfruttare bene la diagonale del pallino per eventuale difesa. Forse qualcosa lascia. Gioca l'angolo. Giocato bene, ma a questa distanza non ha realizzato però un buon controllo della posizione. Di calcio Agnello con leggerissimo effetto contro e due punti li realizza alla fine. Credo che replicherà la stessa maniera il napoletano. Oppure la vede e ci fionda la raddrizzata. Sì, va a fiondare la raddrizzata. Grandiosa giocata, davvero. Bellissimo colpo e le biglie come restano. No, questa volta rimane sotto tiro. Ma non proprio di un traversino scontatissimo. Grande giocata sulla... su una porzione sottile di palla avversaria, sottilissima, le biglie si toccano, lascia un traversino da lavorare comunque. Di mezzo colpo, a morire in angolo con la propria, a realizzare sul castello, 4 punti. E lo gioca comunque abbastanza bene. Molto bene, non era facile smorzare in corta la propria palla. Se risale dalla lunga è un buon tiro. Forse stesso tiro per Michelangelo Agnello, schiaffetto di sponda corta di tutto effetto. Rimpalla e si lascia bene. Questo è un tiro che può fare la differenza. Vediamo se gioca le due sponde a scendere con la possibilità di realizzare pallino da 4. Credo che giocherà a parificare nella parte bassa del tavolo. Ecco, quello che fa senza effetto, entra poco e si lascia sotto giro per castello e pallino. E qui Agnello può anche diagonalizzare, non ha problemi per portarsi fuori tiro dalle raddrizzate e dagli spacci. Porterà in angolo la propria. Steccata un po' complicata dovuto al fatto che ha cercato troppo la precisione e ha perso leggermente la steccata sulla propria biglia. Sì, avrebbe dovuto trattenere un po' di più il colpo per andare verso l'angolo, mai lasciarsi sul centro. Però ancora buona precisione, sono punti validi, 4 di castello, 3 di pallino, filotto di terza per Vecchione che realizza in maniera magistrale a risalire e Biglia dovrebbe essere in difesa. Difficile questo sfaccio, difficile, filotto di terza, la gialla che va a risalire, vediamo fino a che punto, probabilmente lascia gioco, siamo al limite, possibile ci sia qualcosa, male che vada può realizzare un pallino da 3, senza forzare troppo, ma si punta per una stretta a quanto pare, gioca la stretta, a rientrare, filotto di terza. Vediamo se lo porta a casa. Biliardo che gli dà il 6. Cura la misura a portare a sponda la biglia avversaria. 25 Agnello, 17 Vecchione.
la partita decisiva per l'accesso alla finale. Di sponda palla, inquadra il pallino, può fare gioco. Mi ha smentito, dovuto al fatto che forse si è accorto che l'entrata sulla seconda sponda era al limite. Mi sembra una buona interpretazione della posizione questa, uno sponda palla, una porzione relativamente grossa con molto effetto per contenere meglio la propria. Aniello, due sponde di tutto taglio, dalla parte della ragione, sull'esterno, con la forza giusta. E qui ancora Vecchione a giocare, credo, a scendere con le due biglie, se non vuole rischiare troppo, andando al volo con grande velocità. Uno specialista di queste giocate di tutto effetto, uscire attorno al terzo diamante. Se le gioca bene, di solito. È entrato anche fin troppo, è stato esageratamente dalla parte della ragione, di conseguenza non diventa buona la distribuzione. C'è il pallino sul giro, vediamo se può sfruttare una giocata di 5 sponde ad allargare. Se la deve giocare probabilmente con un colpo a retrocedere, a spostarsi verso il centro del tavolo con la propria. 5 sponde, si porta dall'altra parte con la propria e arriva a fare un ottimo pallino. Bella giocata di colpo a scambiare di girone. Giro impegnativo, difficile da capire se di schiacciata o di eventuale giro a parificare con un pallino da 4. Potrebbe giocare anche pallino da 4. No, non gioca scorrente, questo colpo è il classico giocatore che ti inganna sempre. Vecchione, perché punta basso sulla palla, sembra che dia tanto colpo e tanto effetto e poi invece alza la punta all'ultimo momento, ma difficile accorgersene. La caruffa, qualcosa sembrava potesse portare a casa, 2 punti di Castello, ma probabilmente un buon tiro. 28-20. Bricolla di parabola impegnativa, è un tiro che può valere anche la partita questo. E la prende molto molto bene, in chiave difensiva, leggermente sull'interno del Castello. E guardate che forza, costringe Agnella adesso ad andare, eventuale garuffa molto difficile o eventualmente di una al volo sulla mezzeria del traversino. Non vedo nessuno andare di 3 al volo, che è un gran tiro, perché se non hai l'angolo lo costruisci di 3 al volo. Ecco, mi ha sentito, e va di 3 al volo, e questo è il tiro di 3 per le 5. Sì, di 3 al volo, questo è il tiro che si gioca in queste situazioni. Ma manca palla, Agnello, manca palla. Si vedeva ancora una volta l'indecisione. Quando si gioca indecisi così è facile fare l'errore. Comunque l'angolo è questo, la posizione va interpretata in questo modo. Di 3 al volo, tiro che abbiamo visto peraltro giocare pochissimo, ma nei tre tornei che abbiamo seguito. Ma questo era un tiro costretto dal fatto che la biglia avversaria era talmente alta che andare di una diventa difficile la spaccata. Vecchione poteva far di meglio, ha giocato pallino da 4 a scambiare, rientrare con la gialla e si lascia sotto tiro invece per pallino a Castello. Doveva e poteva sfruttare meglio questo tiro qua, è un tiro che veramente poteva valere la partita e il match. Sicuramente doveva far rientrare di più la gialla, mai lasciarsi nello stesso settore con le biglie, tanto più che c'è anche il pallino da poter fare. Apre molto bene con l'effetto, conserva le biglie in difesa. Ancora una buona esecuzione questa del giocatore di Mola di Bari. Alla fine comunque ha fatto pesare poco l'errore che aveva fatto Michelangelo Agnello, dovuto al fatto che ha potuto subito Michelangelo ribattere un tiro diretto.
e con una quadratura difensiva migliore. Garuff fa tutto effetto per un pallino da 4, ben giocato questo, poteva essere l'idea. L'idea giusta. Gianniello potrebbe giocare con poco effetto dalla corta per un pallino da 4 e un traversino con l'altro. Arrivarci dalla corta, vediamo se sfrutta il pallino, la possibilità di un pallino da 4 con poco taglio. Poco effetto, pallino da 4 e traversino con l'altra. Gran giocata, l'ha vista subito questa. E ha giocato convinto, guardate la forza, è la cosa importante, è la forza di questo tiro qua. Bellissima, gran giocata, ha preso la palla al cuore proprio. Angola tutto biliardo impegnativo, vediamo cosa sceglie Fioravanti Vecchione. Dovrebbe giocare anche un 6 sponde. Invece gioca 2, prende il pallino, vediamo come si lascia sotto tiro. Agnello 37 Vecchione. Io continuo comunque a ribadire il fatto, l'avevo detto anche precedentemente in qualche altro incontro, che questi sono i tiri che sanno di poco, non sanno né di attacco né di difesa, perché io continuo a ribadire il fatto che se attacchi qualcosa lasci. E qui ha attaccato ma non ha lasciato niente, una raddrizzata capolavoro di contenimento della propria, di apertura dell'avversaria con tanto effetto per trovare questo diagonale difensivo, colpo ben concepito ed eseguito a regola d'arte. Ma qualcosa si vede, alla fine ci stampa lui un angolo capolavoro, non ha avuto abbastanza fiducia per giocare più forte, risalire e parificare le biglie sulla corta. Avrebbe dovuto farlo. Questo, se fatto risalire nella maniera giusta, sarebbe stato un tiro fantastico, fantastico. Buon tiro lo stesso, però non è la perfezione, non è quello che richiedeva la situazione del momento, doveva rischiare di più. E lascia l'angolo a sua volta Agnello, che se lo gioca meglio, certamente meglio, perché c'è una magnifica difesa, ci sono punti, grande conduzione della biglia gialla ancora, magistrale steccata di Agnello che muore in angolo con la propria palla e mette in crisi l'avversario. Ma qui è costretto a forzare l'idea gira parabola per eventuale pallino da 4 e allungare bene il gioco. Vediamo se si prende un rischio del genere. Deve andare sul grosso di quella palla, a rischio di rimpallare, perché anche rimpallo poteva fargli gioco, sì, sul pallino da 4, sì. Invece così, una quantità intermedia che non dice niente. Ma si vedeva precedentemente nelle steccate prima che era un po' sfiduciato, effettivamente quella è partita una steccata un po' di sfiducia, senza convinzione. Agnello 8 a chiudere, parte con il girone. No, ci tira il pallino da 3, che può difendere, e se lo gioca alla grande questo pallino da 3, se lo gioca molto bene. Non è una chiusura perfetta, però l'avversario non può andare a punti. Agnello avanza ulteriormente verso il traguardo della partita del match. 55-45. Vecchione deve uscire bene, ha la possibilità di provarci di 5 sponde. Vediamo se fa il miracolo. Viaggia bene questa palla. Tutto sommato, se la porta a sponda sulla lunga, ha fatto gioco per quello che poteva. Diventa un giro molto delicato da realizzare.
ma secondo me deve passare troppo vicino al pallino. Non so se rischierà il giro di eventuale striscio e pallino da 4. Meno 5 Agnello. Prova lo striscio e pallino da 4. Non realizza né l'uno né l'altro. E si lascia sotto tiro. Qui Vecchione potrebbe anche giocare il colpaccio, lo sfaccio e pallino da 4. Se la vede da sfaccio. Tiro complicatissimo comunque, dovuto al fatto che deve cercare di portare via subito la propria biglia sul pallino da 4 per portarlo via. Vediamo, imposta un attacco basso con massimo effetto. Ci prova, no, c'è lo schiaffo. Bravo, non c'era lo spaccio allora. Vediamo quanto sfiora il castello, è passato comodo, ma evidentemente non aveva la possibilità di giocare lo sfaccio. Si è giocato un meraviglioso schiaffo. Tenendo comunque in considerazione che all'avversario manca sempre il birillo rosso. Non manca 3 o 4 o 2, manca sicuramente anche il birillo rosso. Perciò se lo deve guadagnare pieno il tiro. Agnello, 4,59 al Drapan si va fra questi giocatori. Bellissima semifinale. Agnello trova la forza per salvarsi, per rendere comunque la vita difficile all'avversario. Ha cercato il pallino da 4 e qualcosa sul castello, ha sfiorato il pallino. Adesso vediamo se Fioravante Vecchione, da questa posizione scomoda, riesce a inventare il filotto pesante, perché deve realizzare 9 punti, deve fare 10 sul castello. Deve farlo di seconda per poter quadrare due volte o eventualmente tre volte sui birilli. Vediamo, si impenna, lascia partire la steccata, svirgola male, rimane sotto tiro. E qui credo finisca la storia di questo match di semifinale. Bellissimo, peraltro. Non diamo mai nulla per scontato, perché in qualche modo è riuscito ad allungare la gialla verso la sponda corta opposta, però non è stato un buon segnale svirgolare così. Due chiudere Agnello. L'apre di effetto e lo porta a casa. Porta a casa il filotto anche, chiude in bellezza Agnello. L'ha giocata benissimo, non prendendosi rischi, mirandola un pochettino di più su grosso e lavorandola sull'effetto. In effetti solo così poteva portare a casa anche il filotto, ma gli bastava il 2 per chiudere. Come sempre molto combattute le partite, i match fra Agnello e Vecchione, 5-3 nei precedenti adesso per Agnello, ma è stata dura. 72-51 il risultato del quinto set in 21 minuti abbondanti di gioco. Il match è durato un'ora, 31 minuti, 25 secondi. Match di qualità e palpitante. Come pochi. Tutte partite tirate. Vediamo le medie totali, 3,63 elevata di Agnello, 2,81 standard da parte di Vecchione. Di sponda Agnello 1,81, elevata anche questa media, 0,63 Vecchione. E diciamo le realizzazioni dicono comunque che Agnello ha meritato l'incontro. E dunque Agnello è il primo finalista di questa terza prova. Vedremo come andranno le cose tra maggio e quarta nella seconda semifinale, ma adesso credo sia arrivato il momento dell'intervista. Ciao Michelangelo, innanzitutto complimenti. Grazie. Sicuramente oggi hai giocato un po' meglio a differenza del turno precedente, questo sì. Ti fa merito e niente, per il grande campione che tu sei. E questo, hai fatto, secondo me, alla terza partita hai fatto un tiro importantissimo in un momento delicato della partita, hai fatto questo sì. Giro a risalire con eventuale steola, bellissimo. Sì, questo è un tiro che quando c'è su palla piena e si può tirare con la massima forza, l'arrivo al pallino è quasi matematico, però bisogna farlo bene, steccare bene. E io l'ho fatto al momento giusto.
Sì, ma secondo me la partita determinante forse è stata la terza partita, anche se la quarta è finita all'ultimo tiro, la potevate chiudere tutte e Sì. due, però Vabbè, niente. lui è stato sfortunato sulla sventaglina, ha realizzato 6 e pallino da 3, come poteva fare 8 e pallino da 3, io poi dovevo fare 4, insomma è giusto così che siamo andati alla bella e abbiamo disputato un ottimo incontro. Bene, bene, complimenti. Alla Grazie prossima, ti Salvatore, aspettiamo in finale. grazie, grazie. Highlights ancora di questa bella semifinale. Agnello Vecchione ha ricordato il match che i due hanno disputato in finale nella prima prova. Vecchione si era portato avanti sulla 3-1, grande rimonta di Agnello che è andato a vincere la finale per 4-3. E questo non è stato sicuramente da meno. Al volo Agnello qui ha lasciato palla giocando di 3. Ha giocato in maniera fantastica tutti gli angoli Agnello di mezzo colpo. Ciao Fiore, Ciao Salvo. peccato, ci sei andato vicino. Secondo me il tiro determinante è stato quel raddrizzo quando Michelangelo ti ha lasciato la biglia in mano, quel raddrizzo che non sei riuscito a coprire ancora. Hai giocato con biglia in mano, hai marcato, ma purtroppo non sei riuscito a far rientrare la biglia avversaria. Sì, ho mancato di forza, infatti era corta, l'ho fatta tornare poco, proprio perché il tiro era un po' corto. Sì, l'hai steccato un po' molle. Sì, infatti, avevo paura che uscisse un po' troppo forte e quindi mi tornasse troppo dall'altro lato. Sì, ma no, ma ti capisco perché sicuramente abbiamo notato tutti che il biliardo è un po' veloce, sicuramente hai contenuto la steccata e di conseguenza ti è partito un po' meno la Sì, forza. infatti, è così. Comunque, complimenti, sei sempre uno dei migliori. Grazie, Salvo, Alla grazie. prossima, Alla Fiore. prossima, un saluto a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. E dunque Michelangelo Agnello è il primo finalista, attende il vincente di quarta maggio, semifinale parte bassa del tabellone, scontro tra titani, quello tra quarta e maggio, sarà grande spettacolo. Ma per questo incontro è tutto, amici, grazie ancora per essere stati con noi. Saluto da Maurizio Cavalli. E Salvatore Mannone, alla prossima!